A consuntivo di questo secondo semestre dell'anno possiamo dire che la congiuntura immobiliare italiana, letta attraverso i trend dei 13 maggiori mercati, è contrassegnata da una lenta crescita, cioè si conferma quella lenta crescita che già avevamo definito tale nel primo semestre dell'anno. È vero che essendo in una fase del ciclo immobiliare in cui si inverte la tendenza, cioè dalla fase riflessiva si sta lentamente passando a una fase espansiva, in queste fasi, oggi come nel passato, emerge una grande eterogeneità tra i mercati, cioè le tendenze, una tendenza media di lento aumento dei valori immobiliari per quanto riguarda le abitazioni e di invece avvicinamento all'invarianza per quanto riguarda i prezzi di abitazioni e uffici, di uffici e negozi. Va detto però che rispetto a questo ci sono delle differenze notevoli tra mercati, cioè se sono mercati che trainano la crescita e sono in particolare e confermati anche in questo semestre Milano e Bologna. Ci sono mercati che sono passati da una fase riflessiva ad una fase invece espansiva, che sono i mercati invece di Bari e di Padova. Altri invece che faticano a passare da questa fase di calo ad una fase di ripresa, e in particolare si segnala la difficoltà di performare positivamente da parte del mercato di Roma.